Ugento che cerca conferme dopo eh, l'esordio vittorioso in eccellenza, cerca conferme contro un'altra squadra. Il eh, Sava. Che anch'essa arriva da un importante successo in questo esordio di eh, campionato. Le due squadre. Dunque, che vogliono entrambe mandare un eh, segnale a questo girone B dell'eccellenza pugliese, un Ugento di Mister, Mister Salvatore, eh, che ovviamente vuole. Giocare un ruolo da eh, grandissimo, grandissimo protagonista in, in questo eh, torneo. Tanti volti nuovi, dalla eh, guida tecnica, passando insomma dai vari, vari interpreti in campo che si eh, presentano per la prima volta quest'anno in eh, casa, e lo fanno oggi con eh, De Luca in porta in campo Carrozzo, Gubello, Cassano, Lopez, Chirivi. Marconato, Pinto, Di Palma, Stefanizzi e Rodriguez. Il Sava di Mister è Passariello invece risponde con Maraglino in porta, con in campo De Gregorio, Greco, D'Arcante, Amadio, Acquaro, Riezzo, De Luca, Beltrame e Cimino. Dirige invece il signor Guitaldi della sezione di Rimini. La prima azione molto pericolosa è del Sava, errore in uscita dell'ugento, la conclusione in porta da parte di Procida, ma è molto bravo De Luca che si distende al decimo e para la conclusione dell'undici del Sava che continua la sua, la sua pressione a livello offensivo. Ancora qui Procida, grande... Grande sinistro dal limite. È la palla che sfiora il palo alla destra di De Luca. Si sveglia Lugento poiché attacca con eh, Carrozzo che appoggia indietro da Marconato. che Carica il sinistro. È un grande sinistro in due, in due tempi. Si salva Maraglino che va subito al rilancio in avanti. Pericoloso Lugento che prende a quel punto consapevolezza. Continua ad attaccare con. La corsa sulla sinistra, il traversone. Ancora una risposta di Maraglino sulla conclusione ravvicinata, il calcio d'angolo in favore della formazione di casa, il calcio d'angolo al 38 dove, dove svetta benissimo Cassano che sblocca la partita il grandissimo stacco al 38esimo che porta avanti la formazione giallorossa il primo gol in campionato di Cassano che vale 1-0 in questa seconda giornata di campionato e l'entusiasmo non solo della, eh, della panchina ma di tutto il pubblico presente al eh, comunale oggi che ha assistito oggi ad una grande partita della sua squadra Ugento che a quel punto sulle ali dell'entusiasmo continua a rendersi molto pericoloso anche nel secondo tempo. Il traversone, la conclusione mancata e alla fine arriva il gol del 2-0. Fa per un attimo venire i brividi a tutto il comunale Stefanizzi che però alla fine trova il sinistro vincente in girata per il 2-0. Della formazione di casa, che già dopo due minuti nel secondo tempo mette in chiaro le cose e. Ma insomma. E mette forse già la parola fine qui al match. Con un. Sava demotivato dal gol preso subito ad inizio, ad inizio ripresa. Una. Ovviamente, Batosta molto dura per la squadra. Per la squadra ospite. Qui l'ammunizione. Ovviamente sacrosanta per Stefanizzi, che per, per esultare si toglie la maglia. Allora, al 47 e 2-0 per la formazione di Mister, Mister Salvatore, che oggi doveva dare un segnale, e l'ha fatto molto bene dopo la sofferenza nei primi minuti di gara. Ugento ancora sugli ali dell'entusiasmo, al 54 con il cross dalla destra, il colpo di testa e la grandissima risposta da parte di Maraglino. Ugento a un passo dal 3-0 che è comunque soltanto rimandato al 54. Siamo comunque ancora 2-0. E Sava che a quel punto prova a rispondere. Si fa vedere con il cross dalla sinistra ed il colpo di testa in corner da parte di Gubello. Ugento che al quarto d'ora del secondo tempo va ancora. Un passo dal 3 0 con il cross da parte di Kirivi dalla sinistra. Anzi, con, con l'azione personale da parte di Kirivi sulla, sulla sinistra, che salta l'avversario, viene esteso il calcio di rigore per la formazione di casa, una grandissima azione sulla sinistra da parte di Kirivi travolgente, ma non è altrettanto travolgente. Il calcio di rigore da parte di, di eh, Rodriguez, che si, fa, che si fa respingere. Poi. Poi bloccare questo doppio tentativo dal dischetto. Ugento che però non si perde d'animo, continua ad attaccare la ricerca del 3-0. La palla che scivola sulla costa di sinistra, la conclusione all'angolo per il 3-0 che è meritatissimo per quanto dimostrato in campo da parte della formazione di casa, il 3-0 da parte di Marconato. Dunque al 69 è U103, Sava 0. Se la partita sembrava già aver emesso la sua sentenza, Marconato ci mette anche il lucchetto con doppia mandata. Arriva il eh, triplice fischio del signor Guitaldi. punteggio che la dice tutta sulle eh, proporzioni della eh, prestazione della, della formazione di Mister, di Mister Salvatore, che dà un eh, segnale e dimostra di poter essere protagonista vero in eh, questo campionato, in eh, questa categoria, di poter certamente sognare in grande.